La giunta regionale, su proposta dell'assessore al bilancio Guido Quintino Liris, ha approvato il rendiconto finanziario 2018 della regione Abruzzo. Si tratta di un documento contabile che, se da un lato misura l'ultima gestione amministrativa, dall'altro costituisce la pietra miliare di partenza del nuovo corso contabile di questa maggioranza, ha detto il presidente Marco Marsiglio durante la conferenza stampa tenuta per illustrare i contenuti della delibera. L'approvazione del rendiconto 2018 assume un'importanza strategica nella vita della Regione, in quanto permetterà lo sblocco delle assunzioni, l'approvazione di un assestamento di bilancio in vista della prossima manovra finanziaria e, non per ultimo, la rideterminazione dell'accantonamento del disavanzo annuale, che ora assume connotati certi e non più presunti. La convenzione che disciplina le attività da svolgere nella lotta agli incendi boschivi e sarà sottoscritta tra il presidente Marco Marsiglio, il prefetto dell'Aquila Giuseppe Linardi, il direttore regionale dei Vigili del Fuoco Antonio Angelo Porcu e il comandante regionale dei Carabinieri Forestali Giampiero Costantini. Nella convenzione ognuno avrà compiti specifici e mirati durante l'emergenza. La Regione Abruzzo ha previsto l'impiego di 1.000 volontari abilitati, 120 mezzi di protezione civile con modulo di spegnimento incendi, un elicottero regionale, 60 uomini dei Vigili del Fuoco con 15 mezzi e 30 carabinieri forestali. Il personale della sala operativa della protezione civile e quello della Polizia Provinciale dell'Aquila sono adibiti al coordinamento dei volontari. Il finanziamento previsto dalla Regione Abruzzo per l'attuazione del piano antincendio boschivo è di 1.700.000 euro. Potrebbe sviluppare investimenti per 100 milioni di euro il bando Abruzzo Crea, pubblicato venerdì scorso, 28 giugno, sul sito www.abruzzocrea.it. È forte di una dotazione iniziale del fondo di garanzia pari a 13.101.000 euro. L'avviso si pone l'obiettivo di facilitare il rapporto tra il sistema bancario e quello imprenditoriale attraverso la concessione di garanzie alle imprese che hanno dal 50 all'80% del finanziamento erogato, privilegiando quelle meritevoli ma razionate nell'accesso al credito bancario. In Regione a Pescara la presentazione dell'iniziativa da parte dell'assessore allo sviluppo economico Mauro Febbo, affiancato dal presidente di FIRA Alessandro Felizzi e dal direttore generale di Artigiancassa Francesco Simone. A Pescara, in Regione, nella sede dell'assessorato all'energia, è stata presentata una nuova tecnologia brevettata dall'Enea che si basa su un processo pulito e sostenibile che consente di ottenere dai reflui dei processi di molitura delle olive una miscela di gas ricca di idrogeno e metano da sfruttare come combustibile per produrre energia elettrica o calore. A tal proposito è intervenuto Silvano Tosti, responsabile del laboratorio Enea di tecnologia nucleare e autore del brevetto che ha illustrato il progetto a tecnici del Servizio Energia della Regione, a rappresentanti dell'Università d'Annunzio di Chieri Pescara e a Confrantoiani Abruzzo, l'organizzazione che riunisce i frantoiani. Il progetto Green Mobility è un tassello che arricchisce la strategia turistica della Costa dei Trabocchi attraverso la creazione di una rete di mobilità sostenibile. Lo ha detto l'assessore al turismo Mauro Febbo, che ha partecipato a Pescara alla presentazione del progetto promosso dalla Camera di Commercio Chieti Pescara, GAL Costa dei Trabocchi, Lega Ambiente, Polo Inoltra e Difonso S.p.A. L'iniziativa punta a organizzare il territorio per una fruizione sostenibile del mare e in particolare per raggiungere la spiaggia senza auto o limitarne l'utilizzo, anche in forma combinata, treno, autobus e bici, oppure raggiungere la costa dei Trabocchi dai comuni dell'entroterra con un servizio dedicato di bike bus, cioè autobus con porta bici. Il servizio sarà attivo dal 15 luglio al 15 settembre. In occasione della cerimonia è stato presentato anche il primo autobus dotato del sistema di trasporto biciclette. Con una proposta del vicepresidente Emanuele Imprudente, la Giunta regionale ha approvato il programma quadro per l'attuazione dei regolamenti comunitari in materia di miglioramento della produzione e commercializzazione dei prodotti dell'apicoltura.
Si tratta di un'attività molto radicata nel territorio abruzzese e conta attualmente 1635 apicoltori per un totale di 38.805 alveari. Nella provincia di Chieti la presenza maggiore con il 57% del patrimonio apistico regionale. Un contesto che vede il 58% degli apicoltori regionali dediti ad un'attività hobbistica, con una produzione dedicata all'autoconsumo, mentre il 42% invece produce per i mercati, con una marcata impronta professionale che coinvolge il 63% degli alveari della regione.